ora di un po' rompe sempre quello là, l'insistenza di una goccia cinese. Chiama e richiama di notte e di giorno, chissà che aspetta a levarsi di torno. E noi siamo qua con le nostre identità, fermi ognuno sulla sua posizione. Eppure sai, basterebbe un minuto e una carezza sarebbe d'aiuto. Per chi si vuole bene ancora si appartiene, come siamo adesso noi che ci teniamo un po' a distanza, in fondo al cuore un poco di speranza c'è. Grazie, grazie per gli applausi e buonasera a tutti i nostri ospiti graditi, buonasera a chi ci segue da casa e benvenuti alla prima puntata del Caffè, un settimanale di attualità, cultura e cose varie. Staremo insieme per 4 settimane, naturalmente sempre su TRSP. Ci troviamo a Vasto Marina, nel locale di Carlo Sorgente, il Charlie Max, e daremo vita in un'oretta, anche di più, se la serata sarà interessante, a questo appuntamento. Mi accompagneranno Gabriele Cerulli, Sabrina Lanfranchi e il professor Luigi Murolo. Avremo anche il duo Oro Bianco con Paola e Michela, che ci faranno ascoltare alcuni brani degli anni 60. Perché degli anni 60? Perché la prima puntata riguarda appunto i complessi che si sono succeduti negli anni 60 a Vasto. Naturalmente avremo soltanto alcuni complessi rappresentati da alcuni esponenti, perché non potevamo certamente ospitarli tutti. Pensate che ne sono 44. Le formazioni nostrane si esercitano dappertutto, e se è vero che gli Spiders, per esempio, provano in un silenzioso magazzino di bare, avete capito bene, pompe funebri per intenderci, è anche vero che i Gada non temono di cimentarsi a scerni in un lucubre granaio adibito nottetempo a luogo per sedute spiritiche. Il look delle band locali è fortemente diversificato. Dalle classiche divise di lamè si passa con grande facilità all'estremismo della tenuta da ergastolani con cui gli evasi, pensate un po', si presentano in pubblico. La nomenclatura dei complessi è variamente ispirata alla nobiltà araldicamente intesa, si riferiscono i principi, i nuovi principi, i lords, i nobili, all'estetismo raffinato, gli aristocratici, the dindis, alla preziosità delle pietre dure e New James, alla superiorità dello spettacolo, i divi, all'eccellenza dei confini incerti, de maioras. Poco frequentata la terminologia non patrizia, dai lilliputziani littles all'aurea mediocritas dei modesti. Qualche attenzione è riservata ai termini inventati, i Planning Boys, BT74, i Collins, Gada, Mocefo. Non eccessivamente nutrito il campionario degli animali, un insieme di rapaci, i falchi, di pesce cani, gli squali, ed un gruppo per cacciatori di insetti, gli Spiders. Affiorano qua e là reminiscenze letterarie con i ricchi ticchi che riecheggiano il personaggio kiplinghiano rivisitato da Donovan in un celebre brano di Open Road, e con gli enigmatici ragma che si ispirano all'episodio biblico della discendenza di Cam, Genesi 10:6, nella cui genealogia Ragma, figlio di Cus, occupa il secondo grado della linea diretta. La trasgressione pura si concentra in LSD-70, il cui nome comporterà qualche dispiacere ai suoi componenti. Pare che più di una volta siano stati visitati dalla polizia. C'è sempre stata nella Riviera di Vasto un'attenzione per la musica di consumo. Negli anni 50 il Festival della Canzone Abruzzese Molisana celebrava con autonomia e vivacità spiccate i fasti del genere melodico allora trionfante nella più celebre kermesse di Sanremo. Si provi a immaginare. Di quel periodo lontano, qualcuno dalla memoria lunga ricorda che per la composizione di Una rotonda sul mare, Fred Bongusto si è ispirato all'architettura di Viale Dalmazia, mentre con il suo repertorio soft si esibiva da celebre sconosciuto sul palco della terrazza Ricci, oggi Charlie Max.
Un decennio più tardi, in pieni anni 60, l'azienda di soggiorno proponeva quel festival delle sirene che tra sheik e avvenenti bellezze al bagno contribuiva nel panorama italiano alla formazione dell'immaginario vacanziero e balneare. E mentre dalle piste dei dancing nostrani le star stagionali dall'effimero firmamento canzonettistico intonavano le hits del momento, una piccola folla di complessi locali cercava di alternarsi sui palchi per accompagnare strani esecutori senza orchestra. Ma vogliamo cominciare a conoscere questi complessi. E cominciamo dagli squali. I componenti erano Antonio Cialenza, basso, Stefano Cianciosi, chitarra conduttrice, Erminio Fabrizio, batteria, Nicola Soria, voce, Claudio Stanisci, chitarra ritmica, Sandro Valentini, organo. Il gruppo si costituisce nel 1967 per iniziativa di Cianciosi, Soria e Stanisci, che aggregando immediatamente Cialenza e Fabrizio completano il team qualche mese dopo con l'inserimento di Valentini all'organo. Ascoltiamo Sabrina Lanfranchi. 4 anni di ininterrotta attività musicale per gli squali, che risultano essere tra le poche band a formazione stabile, vero signor Antonio Cialenza? Beh, certamente. Io, come ha detto, sono entrato subito dopo i membri fondatori, così come Vanni qui vicino a me. Dall'inizio fino alla fine della nostra avventura è stata sempre così la formazione, non abbiamo avuto alternanze varie come è successo in molti altri gruppi di tutti gli amici qui presenti. Nel 1968 la partecipazione alla prima coppa del Circolo Universitario Vastese. Sì, lo ricordiamo e niente, erano anni in cui si suonava dappertutto. E dappertutto e comunque per qualsiasi prezzo. Anche perché? Anche perché era l'unica cosa che i giovani potevano fare. O che comunque in questa piccola città riuscivano a fare con destrezza, con volontà, con perspicacia, anche con divertimento, ecco, soprattutto con divertimento. Benissimo, io mi sposterei, dopo aver sentito Sandro Valentini, mi sposterei a Nicola Soria, assessore al comune di Vasto, anche lui componente degli squali. Cosa ha significato per voi partecipare e vincere la medaglia d'argento in quella circostanza? Ma noi se non si suonava per vincere o per partecipare, noi si suonava giustamente, come diceva Vanni, soprattutto per divertimento. La nostra era una città che non offriva quasi niente, quindi trovarsi insieme e suonare per noi era non plus ultra di tutta la nostra attività giovanile, anche perché in quei tempi non c'erano le strutture che attualmente ci sono, quindi di conseguenza stare insieme per noi era il massimo. E voglio riconfermare che forse siamo stati l'unica band o l'unico complesso che ha sempre suonato insieme, non ci siamo mai lasciati, perché soprattutto la base della musica che noi facevamo c'era l'amicizia, un gruppo affiatato nato da quando eravamo piccoli, quindi il suonare insieme è stata una semplice conseguenza di tutto ciò che facevamo sempre insieme, anche si passeggiava insieme, si andava a giocare insieme, si faceva tutto insieme, quindi anche suonare. Allora ripasso la linea a Davide D'Alessandro. Ecco, ma c'è il professor Muloro che vorrebbe intervenire. E comunque gli applausi, volevo ricordare, non sono proibiti. No, volevo così un attimo intervenire per fare più o meno questa domanda. Dato che è stato ricordato che sono stati oltre 44 i complessi che hanno più o meno si sono formati dal 60 agli inizi degli anni 70, vorrei chiedere a Valentini, vorrei chiedere a Soria, a Cialenza, chi vuole rispondere, più o meno, per quale motivo secondo voi il fenomeno è stato così rilevante? Questi 44 complessi ne sono tanti. Ma il problema non era... Passiamo velocemente. Il problema non era essenzialmente solo un discorso vastese, nel senso che questo avveniva dappertutto, è stato proprio il momento in cui c'è stato il fiorire di questo atteggiamento di interesse dei ragazzi, dei giovani verso la musica, verso la famosa chitarra che tutti avevano appesa in casa, e però diciamo
insomma, era facile che si aggregasse 4-5 amici, che poi molti duravano una settimana, e alcuni, come i presenti qua, hanno fatto questa piccola storia, ma non, voglio dire, non è un fenomeno che è avvenuto a Vasto e delle altre parti non è avvenuto, è un fenomeno che era generale all'epoca, così come adesso c'è anche un rifiorire di ragazzini che fanno queste cose, per cui anche di vecchi che ritornano. C'è Soria che vorrebbe aggiungere qualcosa. Sì. Sabrina, se arrivi col microfono. Sì, subito. No, io volevo ricordare un particolare. Prima il professor Muro lo ha ricordato insieme al dottor D'Alessandro quali erano le caratteristiche di questi complessi dove si provava. Io volevo ricordare che noi provavamo in un garage dove il vicinato era assolutamente non stava molto bene con la nostra musica, però abbiamo avuto sempre la loro compiacenza, proprio perché faceva parte di quello spirito che in quel periodo si viveva, cioè il fenomeno dei complessi. Quindi voglio dire, anche il vicinato ci dava una mano, non facendo molto casino, insomma. E sembra che da questo tavolo sia tutto, no? C'è qualcun altro? Sì, io volevo intervenire, volevo dire che non sono completamente d'accordo con Celenza, perché penso di poterlo dire, perché poi io sono venuto a Vasto nel 66, però studiavo a Lanciano, non stavo a Vasto, quindi. E mi ricordo che a quei tempi a Lanciano c'erano, mi sembra, due gruppi, e ad Ortona c'era un solo gruppo, cioè effettivamente adesso che a sentire 44 complessi adesso, quasi non ci credo io. Probabilmente sono stati rimescolati, ma comunque anche se erano 30 erano tantissimi, e molto probabilmente ci sarà, di sicuro, cioè, certamente ci sarà un motivo. Io provo a pensare che probabilmente dipeso dal fatto che Vasto, non bisogna dimenticarlo, a quei tempi aveva due locali qui sulla spiaggia che ospitavano gruppi di livello nazionale, quindi io mi ricordo, avevo 17 anni, 18 anni, qui venivo a sentire i New Trolls, ho sentito i Pooh, l'Equipe 84, cioè ho sentito gruppi di livello nazionale che secondo me forse sono stati la spinta per cui in una zona ben precisa come questa, cioè quella di Vasto, poi si sono sviluppati tutti questi complessi. Cioè, posso testimoniare che in altre zone, dico Lanciano, allora su per giù, insomma, non è nemmeno da paragonarsi come numero di gruppi, voglio dire, qui non parlo di qualità, parlo di quantità, insomma, capito? Sabrina, il microfono, ecco, per favore. Sì, un momentino, perché allora. Senza dubbio il fatto della località turistica, i locali presenti, ha influenzato su questo fenomeno, però il discorso è che dei 44 siamo all'elencazione puramente scolastica dei nomi che si sono succeduti, però voglio dire, di quelli che poi in effetti svolgevano un'attività, diciamo, continuativa, erano molti di meno, per cui possiamo ricollegarci anche al discorso che fai tu, insomma, per cui insomma siamo là. Non ne farei proprio una questione prettamente locale, ecco. No, io vorrei dire a Tonino Celenza questo, che questi 44 complessi così numerati hanno tutti suonato, non è stato un elenco, sono complessi perché ho escluso tutti quelli che non sono, cioè che non hanno suonato in pubblico. Se dovessimo fare questo elenco sarebbe veramente enorme. Sì, appunto, tra quelli che non hanno suonato fortunatamente ci sto anche io, ecco. Per cui voglio dire, ne sono in effetti 44 quelli che hanno effettivamente suonato. Comunque adesso dagli squali possiamo passare al secondo gruppo, i 5 di stasera. Il gruppo nasce nel 1963 da una precedente esperienza di breve durata, il gruppo si chiamava I Lunatici. Formazione stabile: Igino Fava, organo e piano, Nando Imbornone, basso, Gianni Oliva, chitarra conduttrice, Amerigo Oliva, chitarra ritmica, e Camillo Zampetti alla batteria. Sentiamo Gabriele Cerulli. Le 5 di stasera ne parleremo con Gianni Oliva, quindi la chitarra conduttrice, come ha già detto Davide. Il vostro repertorio è abbastanza vario, musica, swing, beat italiano, alcuni pezzi degli Scarafaggi, ma qual era il genere che preferivate suonare? Ma già il nome lo dice, il gruppo è nato come gruppo da night, perché i 5 di stasera è un nome soft, insomma,
però questo solo all'inizio, poi chiaramente il repertorio si è un po' evoluto e abbiamo incluso pezzi che erano di moda in quel periodo, sia prevalentemente i pezzi dei Beatles che nascono in Italia in pratica nel 62-63, e quindi ci siamo sintonizzati su quel canale. E poi erano prevalentemente pezzi di gruppi dell'epoca, insomma, cioè non canzoni balneari, ma canzoni di successo, però solo di gruppi, perché era un processo imitativo, naturalmente, il nostro come quasi quello di tutti gli altri, insomma. Nel senso che questi gruppi non avevano nulla o quasi nulla di creativo, erano prevalentemente dei riproduttori di musica, una specie di jukebox ambulante, insomma, nel senso che rifacevano i motivi di moda e si divertivano a suonarli e facevano divertire la gente per farli ballare, insomma, questo è il discorso. Avete inciso anche un 45 giri, parliamone. Sì, ormai saranno non so quanti anni, 30 anni fa, insomma, nel 65, quindi perché ci divertivamo anche a comporre sulla scia di questo processo di imitazione anche dei pezzi nostri, e che quindi è venuto fuori questo 45 giri che abbiamo pagato a nostre spese, che non ha comprato nessuno naturalmente, che è rimasto così nei cassetti, insomma. Io ne ho qualche copia ancora, se qualcuno la vuole posso fare. Per un anno siete stati in quattro, che problemi ha comportato questa defaianza? Ma in quattro perché poi, come succedeva spesso, qualcuno aveva dei problemi, non so, di studio, e allora abbandonava. Siamo rimasti in quattro continuando a chiamarci ugualmente come prima, cioè i cinque di stasera, perché per fortuna avevamo un batterista che valeva per due, in quattro pesava 120 kg, insomma, quindi potevamo sostituire, diciamo, continuare a mantenere il nome che ormai era conosciuto e così nei locali della zona, e allora l'abbiamo mantenuto pur restando in quattro. Insomma, questo è i Beatles e i Bee Gees come punto di riferimento, come modello per il vostro gruppo? Sì, prevalentemente era un gruppo strumentale ma anche con una impostazione vocale, diciamo, quindi i punti di riferimento, i modelli erano appunto quelli, i Beatles e i Beach Boys, anche i Bee Gees, quindi le canzoni un po' da spiaggia prevalentemente. E nel vostro piccolo eravate un modello da San Benedetto del Tronto a pugno chiuso, è vero? Beh, non esageriamo, insomma, sì, suonavamo un po' dappertutto, a Vasto suonavamo poco perché pagavano anche poco e quindi cercavamo altre piazze, insomma, ma da San Benedetto del Tronto io mi fermerei a Campomarino, insomma, piuttosto che... Non è comunque poco, ascoltiamo Davide. Beh, più che Davide adesso ascoltiamo un po' di musica, non abbiamo bisogno di scaldarci perché la serata è piuttosto calda, però parliamo di complessi musicali, quindi la voglia di ascoltare musica è tanta. Ascoltiamo Un mondo d'amore, canzone cantata e portata al successo da Gianni Morandi, naturalmente a farcela ascoltare il duo Oro Bianco, Paola e Michela. Tu ragazzo non lo sai, ma ne
Davvero brave Paola e Michela. Adesso passiamo al terzo gruppo, sono gli Spa con Antonio Celenza al basso, Peppino Forte chitarra conduttrice, flauto, voce, Carlo Sorgente organo Hammond, Giovanni Zami batteria. Il gruppo si costituisce nel marzo-aprile 72, allorché reduci da una breve esperienza a Roma, Forte e Celenza, quest'ultimo già degli Squali, decidono di sviluppare il discorso chiuso con i Ragma. Vai Sabrina. Ecco, parliamo proprio degli Spa con Peppino Forte, società per azioni, scherzi a parte, come mai la scelta di questo nome da dare alla band? Beh, perché già eravamo in una fase successiva a quella di cui parlavano gli altri amici, quindi dai gruppi, diciamo, che avevano nomi di animali o cose del genere si cominciava a passare sul limite. Ci sono problemi di microfono. Ecco qui, arriva un altro microfono, questo lo lasciamo qui temporaneamente. Allora, diceva? Che sull'imitazione dei gruppi nazionali, i più famosi come il Banco del Mutuo Soccorso, la premiata Forneria Marconi, il Rovescio della Medaglia, eccetera, anche noi ci eravamo adeguati, avevamo scelto questo nome esclusivamente perché ci piaceva, suonava bene. Comunque volevo precisare che la breve esperienza romana mia e dell'architetto ormai Celenza era più che un'esperienza, era un fallimento universitario, più nella forma che nei contenuti, comunque, perché poi in effetti ci siamo ripresi. Non era musicale come forse voleva far intendere il professor Murolo. Comunque, ecco, la SPA è nata per questi motivi, solo non c'è un, anche perché di azioni non è che ne avessimo molto, quindi. Senta, qual è stato il contributo che la Mocefo ha dato alla SPA? Dunque, la Mocefo intanto è un gruppo, un trio, un gruppo un po' particolare, forse l'unico che a Vasto è venuto fuori, perché nasceva dall'unione mia, sempre di Tendino Celenza, e di un batterista, Lino Molino, ancora in attività anche lui. E era un po' particolare perché chiaramente, condizionati dalla formazione, e eravamo costretti ad avere anche un repertorio di musica abbastanza dura per l'epoca, cioè Jimi Hendrix, i Deep Purple, i pezzi più un po' avanti, spinti della Led Zeppelin, e quindi eravamo costretti ad avere un repertorio un po' particolare. Chiaramente innestando su questo trio anche delle tastiere, poi è rimasta un po' questa, più che altro la voglia di fare delle cose un po' più particolari. Comunque poi questo non è che ha portato molto avanti, perché subito dopo siamo arrivati nel periodo in cui le discoteche ci hanno buttati tutti fuori dai locali, quindi non è che poi abbiamo concluso granché. Comunque a livello personale è servito molto, perché è un tipo di musica anche che tecnicamente richiede un impegno abbastanza, diciamo, maggiore della musica vera e propria degli anni 60, quindi almeno tecnicamente a noi è servito, penso, a tutti. Ecco, dopo lo scioglimento nel 1974, che capitolo c'è per gli Spa? Beh, questo è un discorso che già ho anticipato, perché praticamente la SPA è nata come formazione un po' particolare per fare un tipo di musica un po' più da ascolto che da ballo, e c'erano in giro ancora dei locali dove si poteva un po' suonare, però c'era il problema che in questi locali, tipo Mimì o la Ciuculella, si eseguiva e si era sempre eseguito esclusivamente musica da ballo e non da ascolto. E noi ci siamo trovati tra l'incudine e il martello, perché noi volevamo fare musica che piacesse anche a noi, però il pubblico, forse noi comunque eravamo indietro rispetto, diciamo, al grosso pubblico, però c'era il pubblico locale che fosse ancora più indietro di noi, quindi noi volevamo fare qualcosa di avanzato, invece non era neanche giusto poi imporre al pubblico un tipo di musica che non li divertisse, divertiva solo noi. È un po' come suonare un certo tipo di musica, il jazz o il blues, insomma, diverte più chi suona che chi ascolta, quasi sempre. Quindi noi poi progressivamente abbiamo fatto un paio di stagioni da Mimì, e poi abbiamo chiuso la stagione vera e propria di quel periodo. Io ho riaperto una parentesi successivamente, ma negli anni 80 con la SPA, ma con la formazione completamente rivista. Ma comunque, ecco, per il discorso di questa sera è finito nel momento in cui poi si sono aperte le discoteche, il Was Diamond, Rio, Sabrina, e quindi è cambiato completamente il gusto del pubblico, si è andati tutti verso la disco music, ahimè, perché la disco music di allora era ben
ben una brutta cosa, insomma, penso, perché era molto musicalmente. Adesso qualcosina si salva, forse anche rivisitata, Bee Gees, sta roba qua degli anni 70, però Barry White, ma allora c'era tutto un grosso calderone dove non è che si pescasse molto di buono. Comunque il nostro discorso si chiude, diciamo, con l'avvento delle discoteche, questo è il succo. È tutto dagli Spa. Adesso proprio grazie per l'applauso. Prima stavamo, Paola e Michela ci avevano fatto ascoltare Un mondo d'amore, però stiamo parlando di complessi che sono stati fondati negli anni 60 e allora vorremmo ascoltare qualcosa scritta proprio in quegli anni. Adesso, se la regia è pronta, vorremmo mandare La creazione, scritta e cantata da Gianni Oliva. Soffrire
nasce per poi morire. Ma perché si vive e poi si muore? Abbiamo ascoltato La Creazione, scritta e cantata da Gianni Oliva, scritta nel 1967. Però c'è il professor Luigi Murolo che su questa canzone ha da dirci qualcosa. No, più che sulla canzone vorrei dire questo. Tutti un po', tutti quanti prima hanno parlato del principio di imitazione. C'è chi scrive musica e chi la copierà, diceva una canzone, l'eschimese, no? Proprio un testo di Bob Dylan poi tradotto da Mogol. Ora, è vero, c'è imitazione, però è come se si è come il genere, voglio dire, la grande inventività di una formazione, di qualcuno, di qualcosa, si vede proprio della capacità di saper apportare sicuramente qualcosa, no, di personale dentro un genere. E su questo io credo che si possa veramente discutere. Non lo so, dico, se quasi paradossalmente, non so qualcuno, ma forse qualche gruppo di allora era anche dei nostrani, no? Ma Luigi, io ascolterei Gianni Oliva, no, ecco, tra l'altro. No, volevo fare la domanda, sì, sì, era cioè questo. Allora voglio dire, erano forse tanto migliori i Dick, cioè di certi gruppi, questo che volevo, di certi gruppi nostrani, cioè questo non direi, avevano dietro solamente la, avevano dietro proprio gli sponsor. Ecco, è su questo che vorrei che anche se Gianni, no, volesse, cioè anche gli altri, su questo vorrei che tutti quanti più o meno intervenissero. Ma sarebbe presuntuoso dire che non erano bravi, certamente avevano dietro le case discografiche, il lancio pubblicitario e tutto ciò che comporta naturalmente. Musicalmente probabilmente, insomma, non, alcuni di noi non avevano nulla da invidiare, diciamo, a certi gruppi, non dico i Dick Dick senz'altro, perché musicalmente sono un gruppo quasi inesistente, insomma, nel senso che non sono dei grandi musicisti, insomma. Mentre altri sì, prendiamo i New Trolls, prendiamo altri gruppi che veramente si reggevano su una inventività, diciamo, musicale, su un estro anche musicale notevole, quindi era giustificatissima, diciamo, anche il, non so, il successo che avevano. Non so, certamente non tutti dei gruppi erano grandi musicisti, prendiamo, non so, l'Equipe 84 per esempio, si reggeva tutta su Maurizio Vandelli, ma gli altri erano in effetti elementi di contorno, insomma. Lo scopo per cui si suonava non era certo quello del successo, l'ho detto prima, eravamo dei riproduttori di musica e allora ci si divertiva così e bastava così, insomma, senza alcuna aspirazione. Sabrina, c'è un altro componente che vorrebbe intervenire, credo. Sì, allora, mi sposto. No. Ecco, cioè, per rispondere sempre a Gigi Murolo, come mai questo grosso proliferare di gruppi musicali poi non ha corrisposto a produzione di canzoni in proprio? Secondo me non è vero che i gruppi vastesi non abbiano scritto musica propria, l'hanno scritta, il problema è che nessuno l'ha incisa, o salvo pochissime eccezioni questa musica è stata incisa, cioè no, intanto che viene sistemato il microfono facciamo cominciare a rispondere Murolo, poi magari così creiamo anche il dibattito. Sì, ma no, ma difatti quello che io è esattamente quello che ha detto Ercolino, cioè il problema è proprio questo, che in effetti sostengo che c'erano proprio dei gruppi che non avevano niente da invidiare a certi, diciamo, a certi altri gruppi nazionali, e che sostanzialmente dietro c'erano le case discografiche che decidevano più o meno quale gruppo lanciasse. Poi vediamo anche la storia di tutti gli altri gruppi che più o meno hanno cercato di fare dei
provini con delle storie più o meno andate a finire male. Cioè, voglio dire che mi pare veramente riduttivo, fin come si è detto qua, o perlomeno un po' cercando di tenere basso il tono, però dico che in effetti sono stati dei gruppi, a mio avviso, che hanno avuto invece altra rilevanza. E non solo, dico anche da Peppino Forte, che mi piacerebbe che anche lui su questo argomento intervenisse. Allora, Sabrina, precipitati da Peppino Forte. È un po' difficoltosa la cosa. Ma io penso che in effetti sì, comunque non abbiamo il riscontro di questo è come il discorso delle formazioni viste a distanza nel calcio, non sappiamo mai poi la realtà delle cose. Indubbiamente questi gruppi degli anni 60 famosi, molte volte poi verificati dal vivo, hanno deluso ampiamente, quindi su questa falsariga probabilmente molti dei gruppi d'epoca nostri erano ottimi, anche con un buon lavoro di sala poteva venire fuori un buon prodotto. E il discorso è anche vero quello che faceva Ercole Dugo, che molti hanno scritto, però poi qui a Vasto adesso viviamo già una realtà musicale attualmente molto lontana dalla realtà nazionale, e quindi figuriamoci 20 anni, 25 anni fa, insomma, il discorso era completamente diverso. Ecco, quindi io chiuderei qui. Qualcun altro che voleva intervenire sul lato destro? Eccoci qui. Io volevo dire, nella monografia che Gigi ha fatto sui Gada c'era un festival di complessi fatto a Torino di Sangro. Noi lì quella sera vincemmo quel festival cantando poi una canzone che era degli Spider, qui, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, gli Spider, che poi gli Spider nei 5 di stasera, bisogna dire, erano, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, erano i nostri punti di riferimento, perché erano quelli che avevano cominciato molto prima di noi. E non dimentichiamo che a quel tempo lì io poi, ecco, suonavo la batteria perché devo raccontare sto fatto. Antonucci, che era il batterista degli Spider, studiava all'Istituto Agrario di Cerni e venne perché allora gli Spider si accompagnavano Milena Cantù, che era del clan di Celentano, voglio dire, quindi almeno a quei tempi lì c'era la donna del clan, non so se ve lo ricordate anche voi. Venne questa Milena Cantù a cantare lì col suo gruppo, che poi erano gli Spiders che l'accompagnavano a Cerni, e questa fu anche un'esperienza che mi condizionò. Quindi voglio dire, io sono dell'avviso che in realtà una base ben precisa c'era, e come diceva adesso Peppino, probabilmente è chiaro che questi gruppi poi bisognava inserirli in un contesto di sala di registrazione, di tecnica un po' più sofisticata, perché noi suonavamo con strumenti molto artigianali, insomma, non andavamo oltre le Marche per comprare gli strumenti. Comunque mi fermerei qui con gli interventi, poi torneremo a parlare con Patrizio D'Ercole quando ci occuperemo del complesso dei Gada. Adesso passerei ad esaminare un altro gruppo, i Falchi, con Antonio Andreani voce, Giovanni D'Achille basso, Aldo De Guglielmo chitarra ritmica, Fulvio De Notaris chitarra conduttrice e Antonio Olivieri alla batteria. Fondato nel 1964, il gruppo subisce 2 anni dopo, nel 66, profondi rimaneggiamenti. Sentiamo Gabriele Ceruglio. Dalla giungla degli anni 60, fra pantere, corvi e gufi, c'erano anche i Falchi. Chi erano questi Falchi, Franco Scopa? I Falchi erano un gruppo di 5 persone, nato a iniziativa di De Guglielmo e De Notaris. Successivamente, nel 66, sono subentrato io alla chitarra conduttrice e De Notaris è passato al basso. È nato questo nome così, siccome De Guglielmo aveva un falconetto, un falco, allora sembra una battuta ma è la verità, e ha voluto, insomma, creare questo gruppo, i Falchi, perché anche all'epoca c'erano anche altri gruppi famosi come i Corvi, i Gufi, e insomma si suonava. Ecco, che cosa suonavate? Suonavamo le canzoni, insomma, ballabili, tipo dell'Equipe 84, i Camaleonti, che andavano in voga all'epoca,
anche perché eravamo anche un complesso canoro, insomma, facevamo molte voci, insomma, prima, seconda, tutti gli arrangiamenti. E tutti questi arrangiamenti venivano elaborati da me e da De Notaris, che insieme facevamo tutti gli accordi. E dopo suonavamo anche delle canzoni di Antonio Marchesani, che componeva delle canzoni come Il Fantasma, e abbiamo elaborato noi. Lei che ha tastato il polso un po' a tutti i gruppi, ma chi erano veramente i più bravi? Quasi tutti. Non si vuole sbilanciare? No, eravamo più o meno allo stesso livello, chi più, chi meno. Ma no, si sbilancia, insomma. Cominciamo a litigare un po'. No. Davide. Allora, intanto adesso vorrei che qualcuno, chi non conosce Sapore di Sale, alzasse la mano. Questa canzone che ha fatto innamorare e sognare tante coppie, adesso ce la fanno riascoltare Paola e Michela. Diverso da qui, il tempo è dei giorni.
la nostra serata continua naturalmente dal Charlie Max, questa splendida terrazza che si affaccia sul mare di Vasto, e naturalmente anche a coloro che ci seguono da casa diciamo di non abbandonarci, perché non mancheranno altri interventi e non mancheranno naturalmente altre sorprese. Adesso passerei ad analizzare un altro gruppo, i Gada, con Saverio Caravaggio, chitarra ritmica, Patrizio D'Ercole, batteria e voce, Valerio Di Risio, basso e voce, Claudio Lanza, organo e voce, Giancarlo Vicini, chitarra conduttrice e voce. Il gruppo si costituisce nel 1967 per iniziativa di D'Ercole, Di Risio e Carlo Varrati. Ma subito dopo Varrati abbandona e subentra Vicini, e con la breve parentesi di Domenico D'Ercole, Gada trova definitivamente la sua line-up. Sabrina. Ecco Davide, scusami un momentino, qui prima parlando con l'assessore mi raccontava un particolare curioso del band degli Squali, cioè che era la più amata dalle donne, come mai? Noi avevamo... penso che siano d'accordo anche gli altri amici, forse il gruppo che aveva più seguito come massa, perché facevamo una musica molto, molto semplice, poco ricercata ma alla portata di tutti, e veramente nelle nostre serate la massa era enorme, e la maggior parte di questa massa era formata dalle donne, e si diceva che eravamo il gruppo che conquistava di più. Avevamo Vanni che era il più bello di tutto il gruppo, poi avevamo Eccellenza che era il confessore delle nostre ammiratrici, e poi venivo io, venivano Stefano, Claudio e tanti altri amici, e credo che la nostra caratteristica fondamentale è che dove andavamo noi c'erano tantissime ma tantissime donne. Allora adesso Sabrina vorrebbe intervenire. Ecco, sì, Peppino Forte. Peppino Forte che voleva dire anche la sua. Beh, secondo me la verità è che loro avevano tutti delle famiglie numerosissime, erano tutte sorelle e cugine quelle donne. Oh, ed ora direi che è giunto il momento di passare a parlare del gruppo Gada con Patrizio D'Ercole. Perché questo nome? Ma perché questo nome? Molta fantasia non è che l'avevamo, e Gada poi significava Gabriele e Daniele, cioè le iniziali di due ragazze, una era la mia ragazza, una era una ragazza che piaceva a Valerio De Risio, poi non l'ho mai conosciuto oltretutto, poi siamo partiti così, è rimasto Gada e non l'abbiamo più cambiato, diciamo così. Ci sono dei complessi locali che ispirano la vostra attività? Ah, io l'ho già detto prima, secondo me i punti di riferimento in assoluto erano i 5 di stasera e gli Spiders, cioè prima parlavo con Gigi e dicevo che in realtà quasi sicuramente questo proliferare di gruppetti, di gruppi o di grupponi, e sono venuti fuori dopo l'esperienza di ben altro livello che avevano avuto nel campo musicale sia gli Spiders che i 5 di stasera. Cioè voglio dire, qui a Vasto venivano i cantanti, non c'erano i gruppi, non esistevano. Poi nel 62 arrivarono i Beatles, nel 63 c'erano già i 5 di stasera, voglio dire, quindi il primo gruppo in assoluto, i primi diciamo così, erano loro, questi due gruppi che ho citato. Direi che tutti quanti noi siamo venuti poi sull'onda di questi due gruppi che sicuramente hanno creato il solco, diciamo così, quindi poi vorrei dire anche tecnicamente sicuramente erano di ben altro livello, e anche noi facciamo una musica un po' più velleitaria, per esempio il nostro gruppo, diceva bene lui, e loro forse avevano indovinato, loro avevano già a quei tempi forse capito alcuni concetti di marketing, cioè avevano detto noi abbiamo un segmento di mercato, chiamiamolo così, ben preciso, e ce lo coltiviamo e andiamo avanti così. C'erano altri gruppi invece che avevano delle velleità, diciamo così, musicali, velleità più o meno giustificate, voglio dire, che suonavano un po' più per piacere, non per piacere a se stessi e non agli altri, diciamo così. Noi eravamo uno di questi gruppi, perché in realtà poi facevamo le feste dei licei, degli istituti. E se andiamo a vedere, poi facciamo una musica, Peppino correggimi se è giusto, facciamo una musica, non so, se torniamo indietro, riesce molto difficile ballare una canzone dei New Trolls, per esempio, una canzone dell'Equipe 84, non erano canzoni che erano ballabilissime, voglio dire, quindi effettivamente noi, cioè io direi che noi eravamo uno di quei gruppi, insieme a me anche altri gruppi, che forse avevano un po'... avevano
velleità, diciamo così, non si erano creato un buon segmento, diciamo così, di mercato, se vogliamo dirlo proprio in questi termini, e quindi di conseguenza andavamo avanti per un'esperienza così, più che altro come momento d'aggregazione, il nostro complesso, che non di ricerca di, non so, di platee, di grandi platee, di grandi numeri, insomma, una cosa del genere. Allora direi che è tutto per i Gada. Gigi, vuoi aggiungere qualcosa? No, niente. Per il momento poi allora vediamo. Passo la linea a Davide D'Alessandro. Noi passiamo immediatamente ad esaminare Il Vento dell'Est con Pino Ferrara, batteria voce, Fausto Molino, chitarra solista e voce, Ercole Dugo, chitarra ritmica e voce, Alfonso De Filippis, tastiera voce, Lucio Racano, Gigi imperterrito precisa, al basso. Il gruppo si forma nel 1968. Gabriele Cerulli. Il Vento dell'Est con Ercolino Dugo. Vento dell'Est, mica nella vostra musica c'era qualcosa che facesse pensare all'Est? Ma il nome, secondo me, anche se non ho mai capito bene questo parto come sia avvenuto, ma credo sostanzialmente riecheggi quella canzone Il Vento dell'Est di Gian Pieretti, che andava di moda e aveva una qualche assonanza con mode contestatorie che erano intervenute in quel periodo là. Siamo appunto 67-68, 68 con le prime esibizioni pubbliche di questo gruppo, ecco. Conoscendoti pensiamo che fosse un gruppo abbastanza particolare. Beh, come particolarità devo dire che nasceva dagli ambienti ecclesiali, cioè sostanzialmente di provenienza dai gruppi giovanili che nel frattempo, cioè in quegli anni, a Vasto erano diventati particolarmente folti e numerosi. In particolare il nostro veniva per larghissima parte dagli scout, dal gruppo degli scout. Per cui anche questo tipo di caratterizzazione che ha avuto il nostro gruppo, cioè di avere, ecco, dei momenti di musica velleitaria, come li ha definiti Patrizio, quindi della musica impegnata o pseudo impegnata, soprattutto, ecco, i New Trolls. Noi crediamo di aver portato una grossa impronta sui New Trolls, alternati a altri invece nei quali abbiamo fatto spettacoli per beneficenza, partecipato a veglie religiose insomma, ecco, manifestazioni di taglio forse un pochino più sociale. Loro cantavano tutti, quindi c'era pure questo tipo di differenza. Allora un gruppo che cantavano quasi tutti, gruppo più vocale, ecco, che strumentale, vero o no? Sì, sì. Quali erano i posti che maggiormente davano spazio alla vostra, alle vostre motivazioni? Ma guarda, i posti sono stati tutti i dancing della costa, sostanzialmente, della nostra costa ovviamente, non ho pretese che siano altri. Anzi, in questo mi piacerebbe raccontare gli episodi carini che si sono verificati, del genere suonando a Valentino, San Salvo Marina. Una sera si presenta un signore con una cassetta musicale e dice: avete una piastra, perché io non posso permettermi il gruppo per le basi. Questo signore era Angelo Branduardi. Oppure i vari signori che sono passati a Mimì, alla Ciucculella, e che oggi, diciamocelo chiaramente, sono ancora grosse star della musica italiana. Sto parlando di Venditti, sto parlando di De Gregori, i quali si presentavano qui sotto con una semplicissima chitarra e, se andava bene, con la cassetta musicale. Quindi, se mi viene concesso ancora qualche parola in più, il ruolo anche di informazione sociale che hanno giocato tutti i gruppi musicali di Vasto, cioè un ruolo di transizione e di informazione tra la grossa distribuzione musicale e poi l'eco, cioè la musica che effettivamente arrivava alla gente, quella gente che veniva a ballare le nostre canzoni, però nel contempo a volte era sacrificata anche all'ascolto di pezzi che noi etichettavamo così. Dice: adesso scusateci, ma questo non è da ballare, questo è da ascoltare. E i pezzi potevano essere Il Sole Nascerà dei New Trolls, oppure le famose canzoni di nostra composizione, che non hanno poi mai trovato una registrazione discografica piena, ma se andassimo a frugare negli archivi
Cioè, quegli archivi fatti di musiche cassette registrate con i registratorini portatili. Ognuno di noi, credo, che abbia tanto di quel materiale musicale, secondo me, e condivido quello che diceva Gigi Murolo, di buon livello, di eccezionale livello per quelle che erano le tipizzazioni musicali dell'epoca, perché non scordiamoci quali erano i gruppi sulla cresta dell'onda italiana. Ecco, l'ultima tipizzazione è quella di aver introdotto anche i cantautori, cioè di aver lasciato una nicchia un po' particolare anche per i cantautori italiani. Ecco, lo chiedo a te perché ti vediamo particolarmente euforico. Perché la Ciucculella è morta? Ma la Ciucculella non mi risulta sia morta, o perlomeno noi abbiamo fatto l'estate del 70 alla Ciucculella, sto parlando del Vento dell'Est, che è stata poi la nostra penultima stagione musicale, una bellissima estate. E poi, in fin dei conti, le varie discoteche, nella accezione moderna del termine, il West Diamond Club, che pure abbiamo inaugurato noi, anche lì c'è stato un momento di transizione negli anni 70, perché queste discoteche allora funzionavano con il gruppo che faceva attrazione e in larga parte invece andava il disc jockey. Quindi Vasto e forse questa parte della costiera adriatica ha avuto questi momenti di transizione, secondo me con un ruolo molto importante nella informazione musicale giocata dai vari gruppi musicali che sono proprio fioriti tantissimi a Vasto. Ecco Gabriele, io vorrei interromperti, comunque approfittare della loquacità di Ercole Dugo per chiedergli brevemente, se può rispondere, su un tema che probabilmente non è stato, anzi sicuramente non è stato ancora affrontato. In questi tempi, adesso stiamo parlando dei complessi anni 60, però anche oggi ci sono dei complessi che producono musica, comunque suonano. Ecco, quali sono le differenze tra i vostri gruppi e quelli di oggi? Le prime differenze che saltano agli occhi? Ma guarda, questo poi mi premeva dirlo, D'Alessandro, cioè la voglia di fare musica probabilmente non è passata a nessuno di coloro che sono intervenuti qui stasera, per cui tutti quanti per larghissima parte ancora suoniamo in gruppi e in formazione. Io stesso con Gianni Oliva e con alcuni amici che allora facevano parte dei 5 di stasera o del Vento dell'Est, abbiamo fatto una nuova formazione che adesso sta andando piuttosto bene, che si chiama 20 anni dopo. Le differenze in larghissima parte sono differenze di tecnica, cioè allora il suono escluso, ecco, condivido i due gruppi che sono stati ormai chiaramente identificati come leggermente superiori alla media, cioè Spider e 5 di stasera, i quali già avevano buone cognizioni di tecnica. Oggi suonare presuppone una conoscenza, una capacità tecnica che allora probabilmente aveva poco e pochissimo spazio. C'è un ospite con Sabrina che vorrebbe intervenire. Michele De Felice che voleva dire qualcosa. Sì, mi volevo un po' riallacciare a quello che è stato detto stasera dai grandissimi amici qui presenti. Veramente non so dove iniziare. Il fatto che Ercole ha parlato molto più in là di quello che mi riguarda, visto che penso, qualcuno può anche smentirmi, di essere noi, io facevo parte dei principi, e eravamo, diciamo, il terzo complesso, chiedo scusa per un po' il balbettare, ma è l'emozione. Eravamo, diciamo, il terzo complesso, sempre allacciandomi agli Spider e agli 5 di stasera. Anche noi, come altri amici qui presenti, ci siamo anche noi allacciati ai 5 di stasera e agli Spider. Fatto questa premessa, voglio tornare un po' indietro, se si può. Stringo, sì, mi dicono di stringere. I ragazzi, i miei amici che hanno parlato fino adesso hanno detto tutte cose precise, fatte bene, però io non posso allacciarmi a quello che loro hanno detto perché sono venuti dopo
e hanno acquistato, hanno memorizzato un altro tipo di musica che noi non avevamo. Forse anche per questo non abbiamo fatto un boom eccezionale, però ce la siamo cavata nei vari anni che abbiamo suonato. Una cosa dagli anni 60 ad oggi non è sicuramente cambiata. Gli uomini andavano e vanno tuttora a vedere calcio e le donne magari si arrabbiano un po'. Allora Rita Pavone cantava la partita di pallone, Paola e Michela ce la fanno ascoltare. Preannuncio fin da ora che poi più in là avremo Il cielo in una stanza di Gino Paoli e vorremmo vedere qualcuno ballare, magari anche la nostra Sabrina, se non ha problemi. Passiamo adesso ad analizzare i BT-74 con Aldo De Guglielmo, chitarra ritmica, Fulvio De Notaris, basso, Franco Scopa, chitarra conduttrice e Giovanni Zami, batteria. La formazione nasce nell'agosto 67 dallo scompaginamento dei Falchi. Gabriele Cobra Cerulli. Non ho capito questo, vabbè, lasciamo fare. Dunque passiamo ai BT-74, la fusione con alcuni elementi dei New Games, che cosa ha portato di nuovo al vostro gruppo? Sì, c'è stato qualche componente dei New Games che è subentrato con il nostro gruppo. E il nostro gruppo BT-74, perché l'età dei quattro componenti, la somma faceva 74. Come gli Equipe 84. Esatto, come gli Equipe 84. Non c'è nessun altro segreto? No, tutto si suonava all'epoca, insomma, sempre canzoni Vi facevate molto all'Equipe 84, al beat italiano in genere? Beh, facevamo anche
parecchie molte canzoni dell'Equipe 84, sempre a più voci, anche dei New Trolls. Si suonava nei locali. Prima dicevamo che lei ha tastato un po' il polso a tanti gruppi, non ci ha voluto dire chi era il migliore, vabbè, lasciamo perdere, passiamo avanti. Comunque a lei quale gruppo ha dato maggiori soddisfazioni e che ricorda magari con più affetto? Beh, un po' tutti, insomma, ho fatto un po' di tutto in tutti i gruppi. Ho passato anche dopo dallo scioglimento dei BT74 è nato i Divi, che dopo parlerà l'amico qui Angelo Frasca, perché lui viene dai New Gems, ha suonato con i BT74 con noi e dopo per alcuni motivi che si è sciolto il gruppo dei BT74 per motivi di leva militare, di studio, alcuni sono dovuti andare fuori all'università e si è riformato un nuovo gruppo. Davide, Franco scopa la camicia di forza, vedi tu che cosa puoi fare. Io passo la linea. No, vorrei dire... c'è il grande Murolo che sta zitto da un po' di tempo. Dunque, no, volevo dire, dato che Lino De Felice prima balbettava un poco, allora quando parla, invece quando canta non balbetta, e allora perché non proviamo a... Un fuori programma. Con applauso. Un fuori programma, su. Dai. Comunque lo facciamo prima parlare, visto che adesso dobbiamo analizzare quest'altro gruppo che si chiama I Principi e dove il signor De Felice era uno degli esponenti, e poi casomai se vorrà cantare canterà, l'applauso non gli sarà certo negato. Allora, I Principi come componenti vedevano Angelo Colamarino basso, Michele De Felice voce, Michele Guglielmucci chitarra ritmica, Franco Scopa chitarra conduttrice e Franco Ventrella batteria. Il gruppo nasce nel 1964 sotto la spinta di Scopa, Ventrella e De Felice, in seguito subentreranno Colamarino e Guglielmucci. La fase iniziale del gruppo è caratterizzata dall'esecuzione di pezzi strumentali. Sabrina Lanfranchi. Ecco, io volevo aggiungere un altro piccolo particolare. C'è qui uno squalo che questa sera va girandosi per i tavoli dicendo qualcosina una volta ogni tanto. C'è l'assessore Soria che prima si è di nuovo avvicinato dicendomi: ma lo sapete voi che c'è Michele De Felice, il quale metteva tutto quello che aveva dentro e quindi anche le sue mirabili doti canore in quella stupenda canzone A chi? Ecco, forse magari se dopo ce la farà ascoltare. Garritano. No, niente. Se è vero che ci saranno altre puntate, volentieri, ma stasera non me la sento proprio per niente. Va bene, allora parliamo dei Principi. Dopo la fase iniziale, il beat italiano dei Principi. Beh, se questa parola, il beat, se si riferisce al modo di suonare, non lo riterrei esatto, perché suonavamo canzoni adatte al momento, alla serata, alla gente che c'era in sala, cercavamo di accontentare tutti. Roba beat, veramente, I Principi ne facevano pochina. Il beat italiano non abbiamo sempre copiato a nessuno. Beat non, se il signor Scopa qui mi dà ragione, beat non avevamo niente a che fare, canzoni melodiche, Beatles, Gian Pieretti, Il Vento dell'Est lo cantavamo pure noi, e tante altre cose, ma il beat proprio, il vero beat, niente. Quanti momenti di gloria per I Principi? Beh, devo dire che questa è un'altra domanda che mi dà un po' fastidio. Perché? Gloria non ne abbiamo avuto quasi per niente, però le nostre serate ce le siamo fatte, ci hanno conosciuti, ci hanno ammirati per la correggimi se sbaglio, per la divisa che avevamo, tutta fronzoli fatte bene, raso puro, pantaloni alla bandolero, alla barba degli squali, e se ne prendo uno
di squalo, non so. Sì, io ho finito, mi dicono di stringere. Momenti di gloria quasi niente, però tanta soddisfazione ad andare dietro a complessi noti e magari forse meno noti che siamo qui a parlare. Comunque, guardi, lei se non vuole stringere deve solo cantare. Ci hanno detto che Achila sa fare benissimo, quindi prima o poi l'aspettiamo per la fine, almeno un accenno. Non dico mai bugie, generalmente. Vi voglio tanto bene, ma non posso cantare assolutamente a chi specialmente. Perfetto. Allora passiamo ad un altro gruppo, LSD 70, Elio Longo, chitarra solista, Nicola Pomponio, batteria, Elio Catalano, chitarra e basso, Nicola Mastrovincenzo, tastiera. Questo gruppo nasce nel 1970, quattro amici con una grande passione per la musica e, audite audite, per i Beatles. Gabriele Cerulli, ho dimenticato, per una volta. Infatti, dovuto a questo fatto il ritardo, parliamo con, sono dimenticato il nome, Elio Longo, l'ho ricordato in tempo. Chissà quante volte avete, così, vi hanno chiesto come mai questo nome, ci spiego un po' la reazione della gente quando hanno saputo il motivo del nome LSD 70. Dunque, la reazione della gente in realtà, e non solo della gente comune, ma anche forse di qualche tutore dell'ordine, non è stata delle più esaltanti. Vi hanno subito etichettato? Ci hanno etichettato, anche se questo nome non nascondeva nessuna propensione o nessuna voglia di uso di sostanze stupefacenti, ma era semplicemente mutuato da questa bellissima canzone dei Beatles che è Losing in the Sky with Diamonds, quindi dalle iniziali delle singole parole del titolo di questa canzone è stato poi è venuto fuori il nome del complesso. Lucia nel cielo con i diamanti? Lucy nel cielo con i diamanti, sì, questa è una canzone notissima dei Beatles, una delle più belle. Il suo punto di vista circa la mania di cantare negli anni 60 qui a Vasto, più volte è stato ripetuto che di gruppi ce n'erano ben 44, anche se sono stati poi un po' prosciugati. Dunque, io sono fondamentalmente d'accordo, sposerei tutte e due le tesi, un po' una questione di moda, cioè per seguire la falsa riga dei nomi più importanti anche a livello nazionale, a livello mondiale, e anche lo spunto fornito dai due complessi principali di Vasto, cioè dei 5 distanze degli Spiders, che hanno sicuramente ci hanno condizionati. Poi le scelte di ogni singolo gruppo sono state dettate anche dai gusti personali dei vari componenti. Insomma. Qualche volta hai invidiato un altro gruppo? Non molto spesso, veramente, ecco perché il gusto personale mi portava a scegliere un certo tipo di musica. Certo, ecco, vedere altri gruppi che magari avevano a quei tempi un po' più successo, un po' più seguito, creava certo sempre un filino di invidia, però poiché suonavamo per il nostro gusto personale, ci piaceva fare un certo tipo di musica e avevamo quei gusti ben precisi, insomma. All'epoca non avrebbe mai fatto nomi, probabilmente, questa sera? Nomi di gruppi invidiati. No, di gruppi invidiati, ecco, soltanto dal punto di vista del seguito, tipo gli Squali, gli stessi 5 di stasera, che nonostante tutto erano ben seguiti a quei tempi, o gli stessi Spiders che suonavano nel locale centrale qui di Vasto Marina, che quindi anche per questo erano invidiati per essere conosciuti e seguiti dal pubblico locale, insomma. Siamo quasi in chiusura, Davide D'Alessandro. Sì, ci avviamo velocemente verso la fine, anche se il caffè, questo settimanale di attualità, cultura e cose varie, la prima di quattro puntate che potrete seguire naturalmente su TRSP, va avanti. E adesso diamo di nuovo la parola o la voce a Paola e Michela per ascoltare un'altra bellissima canzone, Il cielo in una stanza. Quando
Adesso passiamo ai divi e ai componenti. Fernando Brai, organo. Fernando, trovo scritto qui, Big Nose Coletti, la colpa è di Murolo. Angelo Frasca al basso, Giuseppe Ialacci batteria, Franco Scopa chitarra conduttrice. Il gruppo si costituisce nell'inverno del 68 per iniziativa dei cinque componenti, alcuni dei quali già attivi in altre formazioni. Sabrina Lanfranchi. Ecco, un repertorio al passo con le esigenze musicali del momento, vero Angelo Frasca? Sì, un repertorio che era confacente con così, insomma, la soddisfazione del pubblico all'era, quindi abbastanza adeguato, insomma. Ecco, inoltre, così furbamente, abbiamo pensato di utilizzare anche un qualche cosa di tipo folcloristico, così, no? Per ampliare di più, insomma, e quindi, ecco, cercare di far divertire al meglio, insomma, il pubblico. Ecco, volevo così, visto che siamo in chiusura, non tanto diciamo approfondire, perché credo che sia stato già ampiamente approfondito, insomma, ogni aspetto, insomma, della storia, di questo angolo di storia, ma quello che mi preme sottolineare, che non sono d'accordo con chi osa classificazione così, insomma, dell'ultima ora, in quanto credo che ognuno di noi che è presente qui questa sera, così come ha nell'animo la musica allora, quando si esprimeva, quando nasceva, e credo che ancora oggi insomma ha tanta voglia di continuare a fare musica, ovviamente a proprio modo, insomma, e al meglio. Ma un plauso lo farei a Gigi Murolo, che ha dato che ha faticato tanto per realizzare, insomma, questa serata, insomma, che ci ha visti insieme, e quindi proporrei un applauso se gli amici sono d'accordo. Grazie Gigi. Continuiamo, un'altra domanda, un altro particolare curioso: la sua voce è stata definita come rompitimpani. Insomma, via, questa è un po' un'esagerazione. Ah, non lo dico io, eh? Sì, d'altronde, vedo, noi siamo uomini e d'altronde siamo noi che sono d'accordo con, per esempio, quel cantautore che ha scritto che gli altri siamo noi, d'altronde, no? Siamo noi uomini, e quindi niente. Mi ispirava un po' tanta simpatia il Nico De Paolo di New Trolls, allora, che aveva una voce straordinariamente alta, no? E niente, qualche volta mi cimentavo, insomma, ad imitarlo, qualche volta ci riuscivo, qualche volta no, insomma. Pensi un po', questo lo voglio raccontare così. Ci trovavamo con i divi a suonare alla festa dell'incontro all'incoronata, ma questo è successo qualche anno fa, e c'era una richiesta di cantare una canzone dei New Trolls, miniera, insomma. Guardi, le dico francamente, dopo aver fatto questa canzone mi è venuto, insomma, un crampo allo stomaco e sono quasi svenuto, insomma, quindi tanto che ce l'ho messa tutta, insomma, è la vecchiaia dicono. Io vorrei passare a sentire anche Franco Scopa. Questa sera forse è stato la persona che abbiamo sentito di più, perché ha una partecipazione ai gruppi locali veramente formidabile. Franco Scopa, la sua adesione come chitarrista nei Divi? Beh, la mia adesione è stata perché ero un tipo molto preciso. Quando si faceva una canzone, insomma, andavo alla ricerca della cosa più pignola, un accordo, non so, insomma, la canzone doveva uscire per forza bene, se no si riprovava, lo può dire anche Angelo, quando facevamo quelle canzoni con la voce alta, certe volte non va bene, riprova da capo, e trovavamo il modo di aggiustarlo meglio. Allora, anche dalla parte mia ho concluso. Sì, adesso passiamo all'ultimo gruppo, i Dandies. Il gruppo si costituisce nel 1966, alla sua fondazione concorrono Maurizio Ciarlini, Nicola Galante, Michele Spadaccini.
e sebbene nelle prime fasi partecipi anche Alfredo Massacesi, sarà Enzo Ventrella a costituire il quarto elemento della formazione iniziale che si presenta così strutturata: Maurizio Ciarlini, batteria; Nicola Galante, chitarra ritmica; Michele Spadaccini, basso; Vincenzo Ventrella, chitarra conduttrice e voce; Luigi Murolo. Gabriele Cerulli, via. Certo, se arriva il microfono, cerchiamo di arrivare anche a De Guglielmo per parlare un po' dei dandies. C'è qualche piccolo dribbling fra i tavoli, fra le sedie, facciamo un po' posto. Gigi, aiutami. Ecco, con De Guglielmo parliamo appunto dei dandies, una delle 44 formazioni. Magari se si tira un po' avanti, perché questo è un po' così, i dandies. Il melodico blues vi ha reso famosi, tant'è che vi ha dato la possibilità di provare anche per la RCA. Sì, intanto voglio premettere che io De Guglielmo nei Dentis ero il factotum, cioè stavo fuori, però chi andava sempre fuori, diciamo, in avanti scoperta erano appunto i miei amici. Anche perché in effetti adesso parlando bene con Gigi qua, ho rivisto alcune fotografie molto vecchie. E questa qui, Totem, e quest'altra addirittura Te Majoras. Qui c'è un certo Cirulli, che poi è entrato anche lui nei Dandies. Adesso racconto un piccolo particolare. Siccome noi eravamo tutti ragazzini senza neanche una lira, senza soldi. Allora i Dandies, c'era Maurizio Ciarlini, c'era Smargiassi, avevano un po' più di moneta. A che, non avendo tanta moneta disponibile, diciamo che mi hanno quasi prelevato Cirulli, e quindi Cirulli è andato ai Dandies e io stavo sempre fuori. Praticamente quando si andava a provare facevamo tutti insieme, però ripeto, erano sempre loro che stavano in avanti. E diciamo il maggior successo loro l'hanno avuto qui al Dancing da Mimì. Praticamente erano quasi ospiti fissi, e come giustamente mi diceva anche prima Lino, il cantante degli Squali, è vero, loro erano, diciamo, i più belli. Noi invece forse ci metto anche io in mezzo, eravamo i più seguiti, perché in pratica il Dancing da Mimì è proprio qui sotto, e quando c'era la passeggiata, e qui prima era tutto coperto da una tettoia di piante, non si vedeva niente da fuori, però esternamente c'era sempre dei giovani che stavano a sentire. Per cui ripeto, è stato uno dei complessi abbastanza buoni di quel periodo. C'è stato anche la parentesi dell'RCA, sempre, ripeto, per la questione monetaria, perché c'era qualcuno che è riuscito a mettersi in contatto con qualcuno dell'RCA. Però ripeto, adesso si è sciolto tutto, i Dentis ha fatto epoca insieme agli Squali, sempre dopo diciamo i vari gruppi iniziali che ci sono stati, e tuttora dopo 20 anni i Dentis, diciamo in gran parte Ventrella, Galante, io, il maestro Giuliano, Celenza, suoniamo tuttora con il gruppo Foto d'Epoca. Per cui la voglia di suonare, ecco il discorso che mi rifacevo prima di Ercolino Duco, e la voglia di suonare c'è sempre, ci sarà sempre, perché ripeto, per noi la musica è una cosa essenziale. Questa è la cosa più importante, che io scuso se magari la fermo un attimino. Torino Marchesani ha scritto due brani molto apprezzati per voi, Io non sapevo e Non vuoi capire, quest'ultimo brano in collaborazione con Rino Galante. Quanto ha inciso la mano del compositore Vastese in questi vostri due successi? Ma indubbiamente erano due belle canzoni, ripeto, stando qui giù a Mimì abbiamo avuto modo di esporli abbastanza bene, per cui abbiamo accompagnato anche dei cantanti famosi di allora, mi ricordo West, Dore Gates vennero qui, insomma tanti cantanti. Adesso mi è andato l'occhio, c'era anche Mike Penn, Michele Labeloso, dove sta? Era un altro dei tanti cantanti che spesso veniva giù e facevamo delle canzoni insieme. Il tempo è poco, per cui mi ha fatto enormemente piacere rivedere tanti amici, e più che altro queste vecchie foto che Gigi ha ritrovato, e sono veramente contento di questa serata. Vabbè, se siamo andati per le lunghe perché la serata evidentemente è stata buona. Davide, per la conclusione.
No, prima delle debite conclusioni approfittiamo della gentilezza e della bravura di Paola e Michela per sentire un altro spazio musicale, la splendida canzone di Jimmy Fontana, Che sarà? Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia e l'abbandono in niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà? Che sarà? Prima di chiudere, la parola a Sabrina Lanfranchi, all'avvocato Soria, che vorrebbe dire qualcosa. Sì, allora. No, io volevo soltanto dire, pensando di raccogliere anche il pensiero degli altri amici che sono qui presenti insieme a me, volevo dire grazie a TRSP per averci dato l'opportunità di rivederci e di ripassare un po' il nostro passato, e quindi è un'iniziativa veramente bella che ci ha fatto rivivere un momento purtroppo passato, ma molto, ma molto importante per noi. Grazie. Grazie per gli applausi. Naturalmente ringraziamo l'avvocato Soria per queste parole. A me non spetta fare altro che concludere e ringraziare naturalmente gli ospiti, tutti graditi, che sono intervenuti, coloro, speriamo siano stati tanti, che ci hanno seguito da casa, i tecnici che hanno impiegato tutta la giornata per mettere a punto questa trasmissione, quanti si sono adoperati per la riuscita del programma, Sabrina Lanfranchi, Gabriele Cerulli, il professor Luigi Murolo, che hanno collaborato con me,
E naturalmente un ringraziamento va a Carlo Sorgente, proprietario di questo delizioso locale che è il Charlie Max. Il prossimo doveroso l'applauso per Sorgente. Il prossimo appuntamento con il caffè è per venerdì 19 luglio, sempre alle 21:30, dalla Ciucculella, un altro locale di Vasto Marina. Grazie a tutti e buonasera. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità di speranze e possibilità.